Un'onda umana colorata e solidale, circa 10.000 partecipanti secondo una prima stima. Lido di Camaiore conferma l'entusiasta adesione di turisti residenti al grande tuffo collettivo in parrucca, una grande iniziativa tesa a raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze. Sai perché fai questo tuffo? Per un bel gesto a una persona, a un bambino alla quale dobbiamo dargli tanto sacrificio. Lo facciamo per beneficenza, è una bella cosa e coinvolge tutti, quindi anche per stare insieme. Questo sarà un gesto fatto da migliaia di persone proprio come solidarietà per questo bambino. Per il bambino Nico del Meyer che è malato, quindi si fa questa cosa in beneficenza. Nei prossimi giorni le associazioni renderanno note le cifre raccolte, ma dalle prime ore è stata chiara la grande adesione. Si parla di oltre 3.000 parrucche vendute in poche ore. La festa è iniziata nel primo pomeriggio con giochi in spiaggia, concorsi a premi, fitness e animazione in tutti gli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore. Poi alle 17.30 al passaggio dei deltaplani dalla fossa di Motrone fino alla fossa dell'Abate, dal confine di Pietrasanta a quello con Viareggio, tutti i partecipanti, parrucca in testa, hanno effettuato il tuffo, creando una sorta di onda colorata lunga qualche chilometro. Grande soddisfazione degli organizzatori, l'associazione albergatori, balneari e commercianti del Lido, che per tutta l'estate hanno regalato eventi gratuiti e con il doppio fine, regalare divertimenti, emozioni e sensazioni da ricordare ai turisti e ai residenti e allo stesso tempo non dimenticare chi è meno fortunato, visto che tutte le iniziative sono servite per raccogliere fondi per le diverse realtà associative, da Agbalt a Piccole Stelle a Nico & Friends.